Benvenuti nel canale di Lord Seamus. Io sono Lord Matthew che vi parla. Bene, oggi sono venuto per voi qua sul mio canale YouTube, dato che, come vi avevo anticipato, non ci saranno soltanto gameplay e quant'altro, ma ci saranno anche dei tutorial. Il primo tutorial che volevo farvi è proprio quello dell'utilizzo di un programma che si chiama MATLAB. Cos'è MATLAB? MATLAB è un ambiente per il calcolo scientifico, basato sul calcolo matriciale. Infatti MATLAB sta per Matrix Laboratory, e da qui si compone il nome. È un linguaggio di compilazione, intanto c'è da dire che è interpretato, non compilato. Allora, MATLAB, come vedete, è questo programma che ho qua aperto. Qua abbiamo l'editor dove possiamo scrivere i programmi, dato che di solito vanno oltre anche le 100 righe facilmente i programmi di MATLAB. Qua abbiamo la shell, dove ci possiamo scrivere dei semplici comandi, come dopo vi farò vedere. Qua abbiamo il workspace, dove vengono salvate tutte le variabili che utilizziamo. Inoltre qua abbiamo per spostarci tra le cartelle. Benissimo. Adesso da cosa partiamo? Partiamo dal farvi vedere intanto come funziona la base, la shell. La shell, o la command line, è l'ambiente con cui si interagisce effettivamente con MATLAB. Cosa possiamo fare noi sulla shell? Possiamo digitare dei comandi, possiamo fare delle somme, tutto quello che vogliamo, crearci dei vettori, delle matrici e quant'altro, e utilizzarli per poi svolgere altri calcoli. Bene, adesso vi faccio vedere un esempio. Ad esempio, voi vi starete dicendo: ma che cosa significa? A, se io scrivo A uguale 3 più 2, la cosa più semplice, A uguale 5. Come potete vedere, A vale 5 in questo caso. Se io faccio questa cosa invece, A uguale 3 più 2, punto e virgola, come vedete il risultato non viene fuori, ma è presente nel nostro workspace. Vi faccio vedere con una differente variabile, 3 più 2, punto e virgola, eccola là, che appare nel nostro workspace. Quando mettiamo il punto e virgola alla fine della riga, nella nostra command windows o shell, non salta fuori il risultato. MATLAB, essendo un programma di matematica, può utilizzare facilmente anche le funzioni di seno, coseno, tangente, pi greco e quant'altro. Adesso infatti vi faccio proprio vedere un esempio. Se io scrivo seno di 3 mezzi per pi greco è indicato con la variabile pi di default di MATLAB. Anche seno è una variabile di default di MATLAB. Poi man mano che andiamo avanti con i tutorial ve lo farò vedere. Facciamo ans e salta fuori meno 1. Se voi andate a verificare con qualunque calcolatrice o qualunque cosa, il risultato è perfettamente corretto. Bene, se noi... un'altra cosa, sempre nella shell. Se io scrivo 8 per 9 senza assegnare a nessuna variabile questo nome, come ho fatto prima, vedete, io prima ho scritto seno di 3 mezzi per pi greco. Siccome non ho assegnato niente a questa variabile, di default MATLAB prende ans, questa qua, come variabile di default, e andrà nel nostro workspace. Infatti se io faccio 8 per 9 senza essere assegnato nessuna variabile, la nostra ans si andrà a sovrascrivere con 72. Benissimo, come vi ho detto, i programmi di MATLAB superano facilmente le, insomma, anche delle volte le 100 righe. Io non vi farò vedere programmi troppo complessi, ma insomma vi farò vedere come funzionano i programmi, gli script di MATLAB. All'interno di questo editor, chiamiamolo così, editor di testo, possiamo scrivere programmi veri e propri di MATLAB oppure delle function, delle funzioni. Come per ogni linguaggio di programmazione esistono le funzioni, ad esempio anche il linguaggio C ha le proprie funzioni, anche MATLAB può avere le sue funzioni. Benissimo,
Intanto, una cosa abbastanza importante. Come si salvano i file di MATLAB? I file di MATLAB hanno un'estensione .m, come vedremo adesso quando andremo a salvare il nostro primo script di MATLAB. Ok, prima di iniziare a scrivere il nostro primo programmino, volevo farvi un altro accenno. MATLAB è un linguaggio case sensitive. Cosa significa? Che se io dichiaro una variabile m maiuscola e una variabile m minuscola, vi faccio vedere così in questo caso, sono diverse le due variabili, eh? Quindi non è che se utilizzo m maiuscola dopo vado a sovrascrivere la m maiuscola. M maiuscola è una variabile, m minuscola è un'ulteriore variabile. Per stampare le variabili, diciamo che il formato consigliato da MATLAB è il %G. Cosa significa? È un floating simile al %F del linguaggio C. Ma diciamo che nei programmi di MATLAB è consigliabile utilizzare il %G, anche se esistono anche il %D per stampare gli interi, il %U per stampare gli interi senza segno, sempre in base 10 e sto parlando. Il %O invece stampa interi senza segno in base 8. Il %X stampa interi senza segno in base 16 e così via. %F per i floating, come vi dicevo, %C per i caratteri, %S per stampare array di caratteri, stringhe. Bene, MATLAB è, come vi dicevo, basato sulle matrici, sui vettori. Quindi io direi che è proprio un buon inizio a partire da questo. Bene, ogni script è consigliato che abbia queste tre istruzioni. Close all, clear all, clc. Bene, cosa significano questi tre comandi? Close all chiude tutte le finestre aperte. Clear all cancella tutte le variabili nel workspace, ovvero in questo, mentre clc cancella tutti i comandi nella shell. Quindi diciamo che per iniziare insomma, un programma, questi tre comandi sono di solito abbastanza importanti. Bene, andiamo a dichiarare il nostro primo vettore. Lo chiamiamo v. Come si dichiara un vettore? Ve lo scrivo. Allora, per i commenti in MATLAB sono fatti con la percentuale. Vedete? Se io metto più percentuali diventa così, ma di solito basta anche un solo percentuale. Creazione vettore. Eccoci qua. V uguale aperta quadra 12 staccato P staccato 0. È un array di tre caratteri. Dichiarazione, questa è la dichiarazione quindi di un vettore riga. Allora, noi possiamo eseguire il nostro file da run, da questa freccetta verde, oppure possiamo eseguirlo tramite la shell. Intanto andiamo a salvare il nostro bellissimo file, lo chiamiamo prova.m, vedete, ce lo suggerisce già. Naturalmente io sto utilizzando Windows, ma questo programma ci vi è anche in Linux e anche per Mac. Salva. Allora, il file prova esisteva già, allora lo sostituiamo. Eccolo qua. Come vedete adesso c'è scritto prova.m. Allora, come si fa a eseguire da shell? Adesso vi faccio vedere come si esegue da shell e poi come si esegue da run. Allora, per eseguire da shell basta che noi inseriamo prova, senza niente. Ed ecco qua che ci viene nel nostro workspace. 12, 3,1416 e poi è troncato perché pi greco ha limitate cifre. Dopo vi faccio vedere come si fa anche a vedere tutte le altre cifre. E 0, il nostro vettore. Voi direte, beh, non appare mica niente. Qua vi è l'output di solito del programma. E allora perché se qua è l'output del programma a noi non ci appare niente? Perché non abbiamo fatto la stampa del vettore. Come si fa la stampa del vettore? La stampa del vettore si fa in questo modo, dispv.
eseguiamo run, eccolo qua. Questo è l'output del nostro vettore 12, 3,14, 16, 0, come nel workspace. Ok ragazzi, questa era la prima lezione di MATLAB, ce ne saranno tante altre, quindi armatevi di pazienza e di buona volontà e guardatevele tutte. Una cosa che non vi ho detto, per eseguire un programma in MATLAB devo essere qua nella cartella giusta, perché se io eseguissi prova, come ho scritto prima, ma fossi in un'altra cartella, tipo esercitazione 0 parte 0, non funzionerebbe, vi darebbe un errore grosso come una casa. Benissimo, vi ricordo di mettere pollice in su se vi è piaciuto questo primo tutorial di MATLAB, pollice in giù se non vi è piaciuto, commentate, chiedetemi qualsiasi cosa e noi ci vediamo al prossimo tutorial di MATLAB. Seguite anche i miei gameplay, i miei e del mio socio. Con tutte le nostre disavventure, ci sarà da ridere, ma nel frattempo noi ci vedremo con un altro tutorial molto breve di MATLAB. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata!